Giuseppe Alessio Nuzzo, produttore, regista, insomma, fai tantissime cose, ma soprattutto sei l'ideatore di un premio importante, di un festival importante per il cinema. Sì, il Social World Film Festival è la mostra internazionale del cinema sociale, un festival che si pone l'obiettivo quello di far riflettere, di far pensare attraverso l'audiovisivo, attraverso i film. Parlo di audiovisivo e non di film perché da alcuni anni l'apertura del festival ai nuovi linguaggi è stata importante. Abbiamo sezioni dedicate al cinema in verticale, quello realizzato con gli smartphone, realtà virtuale, quindi tutto quello che gira intorno all'audiovisivo, e poi il grande cinema, un'arena Loren, sono più di 1000 posti al centro della città, un po' come avviene a Locarno, e 5 proiezioni contemporanee, 500 film, ospiti importantissimi. L'ultima edizione luglio scorso abbiamo avuto come padrino Stefano Accorsi e un presidente di giuria Abel Ferrara, ospiti internazionali anche dalla Casa di Carta, quindi è stato veramente un bel incontro tra la cinematografia importante, quella di giovani autori, e il cinema socialmente impegnato. Secondo te, quanto hanno influenzato i social sulle produzioni cinematografiche? Ma io penso che i social oggi sono una delle vie di comunicazione, non è soltanto quello, infatti molte volte si pensa che basta scrivere un'attività oppure promozionare un evento sui social e basta quello, non è questo assolutamente, perché i media conservano ancora un'importantissima fetta di interazione con il pubblico e poi anche la comunicazione, sono convinto che una quota, anche se notevolmente ridotta rispetto al passato, la conservano assolutamente anche i media tradizionali o le promozioni tradizionali, quindi non solo social, ma assolutamente i social network devono essere accompagnati da tutto il resto. Sicuramente hanno una fetta importante, ma non esclusiva, questo lo dico perché molte volte mi trovo a dover verificare che non basta dire una cosa o scrivere una cosa sui social, ma bisogna comunicarla anche con altre vie, e quelle tradizionali sicuramente sono sempre una garanzia. Stasera riceverai un premio per ciò che hai fatto, ma a noi interessa anche ciò che farai. Sì, tantissime cose già in programmazione. Il 21 settembre esce al cinema nelle maggiori città italiane, a Napoli, Roma, Firenze, Bologna e Milano, il mio nuovo documentario che deriva da un cortometraggio che è Lettere a mia figlia con Leo Gullotta, raccontiamo l'Alzheimer proprio il 21 di settembre perché è la giornata mondiale contro l'Alzheimer, deriva da questo cortometraggio che ha vinto 70 premi in tutto il mondo, 150 proiezioni, è stato programmato anche su Mediaset Premium e ci ha dato tantissime soddisfazioni, soprattutto nella comunicazione di questa patologia che molte volte non è chiara, e allora si ha paura di quello che non si conosce, e quindi attraverso questo documentario, che è un vero e proprio manuale in 4 capitoli, raccontiamo quello che è l'Alzheimer. E poi a fine ottobre girerò un cortometraggio, un film breve in realtà virtuale insieme alla SIAE, il Ministero dei Beni Culturali, Rai Cinema, e poi a dicembre, tra dicembre e gennaio, sarò impegnato a girare un lavoro a Los Angeles, quindi di cui non posso purtroppo dire ancora troppo, però insomma, in cantiere ci sono tante, poi c'è la mia opera seconda, insomma ci sono una serie di attività e, insomma, che mi tengono impegnato purtroppo anche la notte, però fa parte del gioco. Ringraziamo Giuseppe Alessio Nuzzo. Grazie a voi.